finalmente uno facile. If. Ma dai, If, se, perché la vita non è sempre certa. Per imparare i tre if più importanti in inglese, ok, ufficialmente si chiamano conditional 1, conditional 2, conditional 3, ma non vuol dire niente a voi e nemmeno a me. E in ogni caso, if, ok, tre amici italiani, perché l'italiano ci può aiutare qua, sono intorno al tavolo e uno dice: se vengo alla festa stasera ballerò per tre ore. Tu che sei italiano, il fatto che lui ha detto se vengo, sai che è una reale possibilità. Una reale possibilità che lui viene alla festa. Il secondo amico dice se venisse io ballerò per quattro ore. Tu sai che lui, visto che ha detto se venisse io ballerei, non lo vedi alla festa. Lì non è un discorso se è possibile, impossibile, cioè lui non c'entra niente, lui vuole solo esprimere che lui riesce a ballare per più ore dell'amico. Quindi lui dice, se venisse io ballerei. In inglese si deve invece stare attento al tempo del verbo. Un reale possibilità usi il presente, futuro dei verbi principali e li mando a passato per il secondo if, quello che è impossibile. Esempio, l'italiano dice, se vengo stasera ballerò per tre ore. Se l'avessi detto in inglese direbbe if I come, presente, I will dance for three hours, ok? L'amico ha detto se venisse io ballerei per quattro ore. Se l'avessi detto in inglese sarebbe if I passato came tonight, perché per noi dopo le sette è già tonight. If I came tonight I would, mettendo al passato will, dance for four hours. Il terzo invece è if legato al passato, quello che oramai non si può più fare niente. Facciamo che il giorno dopo si scopre che hanno ballato per poco, per un'ora. Il terzo dice se fosse venuto io avrei ballato per 5 ore. Ora, questo è l'if più complicato, perché per primo if, quello reale, i verbi presente, futuro. Mentre l'altro ipotesi pura, il secondo, si mettono al passato. Ma il terzo invece, se tu dici if in inglese, l'inglese sta molto attento al tempo che verbo, del verbo che usi. Se è presente è una realtà, se è passato si rilassa perché tanto è una cosa puramente ipotetico. Però se tu dici had, the perfect tense, had, if I had, tu mandi al suo cervello nel passato. È più complicato perché la struttura è questo. Quello che dice se fosse venuto io avrei ballato per 5 ore dice if I had, verbo past participle, che sarebbe il terzo nella famosa catena, quindi come, came, come. If I had come, virgola, I would have, perché noi usiamo have per mettere al passato i verbi modali. I could have, I should have, in questo caso I would have, past participle di nuovo, in questo caso danzo, è un verbo regolare, dance, danced, danced, I would have danced for 5 hours. Questo va studiato un po' perché in effetti è un po' complicato. If I had come, I would have danced for 5 hours. La bella notizia è che questa if è molto più raro comunque. Il secondo che io ho detto che tante volte è usato per le cavolate, tipo se io, non lo so, avessi 20 anni, ballerei tutte le notte. Ok, questa è una cosa che è una cavolata, ovviamente è impossibile perché se hai 30 non puoi avere 20. Però tante volte il secondo if è usato anche nei momenti importanti, tipo per dare consigli. Il verbo treat, scritto T-R-E-A-T, treat, treat è trattare, come tu tratti qualcuno o qualcosa.
se tua amica è trattata male dal marito e lei è lì che lamenta, tu ti metti nei suoi panni e qui serve il secondo if, come in italiano. Cioè, magari tu dai un consiglio e dici: se mio marito mi trattasse così, andrei via di casa. Non è vero che tuo marito ti tratta male, è un'ipotesi pura. So you say, if my husband treated me badly, malamente, I would leave, andare via, lasciarlo. Ora, e l'altra, che veramente però purtroppo è sua realtà di essere trattato male, dice: ok, giusto, ti ascolto, se mi tratta male stasera, realtà, andrò via. So if he treats, S finale per terza persona, if he treats me badly tonight, I will leave. La frase era identica, tutti e due hanno usato l'identica frase, l'unico cosa che cambiava è il tempo dei verbi principale. Ma ora che abbiamo guardato i tre if più importanti, vediamoli in azione. Tamara, you are so beautiful. Can I touch you? No, you can't. Not now. I have some news. Well, that's nice, because I've got some news as well, if I may. This is a restaurant. That means it's an establishment, and we exchange high-quality food. Later. Later, thank you. What did you want to tell me, Tamara? No, look, you know, I'm sorry. I love you guys. I really do. But, you know, this place is expensive, and I have to pay the rent. Okay, just bring wine. All right. Now, what's wrong? Look at me. How many people do you see? One? Two. I am with baby. Oh, you're kidding! That's terrific news! Waiter! Champagne! What? Champagne? I've opened this now. Hey baby, no, ma non fare così, non nel tuo stato, ci penso io, non ti devi sfaticare, dai, ecco, dai. Oh, I'm so happy, Tim! Oh, Tim, if you are the father, and if it is a boy, I'm gonna call him Tim! Ah! What an honor! if I am the father, if... Tamara, have you been with someone else? Only one time. We were separated. When was that? When you left me. Tamara, I didn't leave you. I just went down the pub for an hour to watch the football match. That's 60 minutes, Tim. And I was feeling very lonely in those 60 minutes. Ah, really? And yes. So, who consoled you? Gotta get some fish. I'll see in a bit. It's burning. Tamara. If I weren't such a gentleman, I would have very strong words with you. Sorry, Tim, I'm sorry. If I had known how much you love me, I would not have done it. Well, anyway, listen, it doesn't matter, okay? If you still love me, I will stay with you forever. Well, if I didn't want to be with you, I wouldn't be here. I think we should celebrate. Oh, yes. Excellent idea. First, of course, the proud mother. And then, how about the proud father-to-be? Yes. I think this is a very special day. Thank you. Yeah, it's all right. It's okay. Cheers. He didn't even use if. Thank you.
Ehi, Cori, chiedimi cosa ho fatto ieri sera. Io speravo ti impiccassi con un elfo, invece sei ancora qua. Sono andata da Maga Mindy? No, io insisto affinché tu mi racconti tutti i dettagli. Sì! No! È una maga che fa magia! Ah! Una maga che fa magia? Beh, bisogna fermarsi a riflettere su questa cosa, non è che... Mi hai insegnato delle cose, le vuoi vedere? Guarda, io preferirei incollarmi la ciglia dell'occhio alla coda di un cavallo, poi molto stretto, e sul finale fargli tipo... Allora, dammi una calza. Cosa? Dai, dammi una calza. Non ti do una calza, anche freddo, sul malato. Dammi una calza, ti prego. Mamma mia. Allora, guarda, adesso la metto nel cappello. Aspetta, mettilo qua. Ma no, è suono del ribollore questo. Ora metto la calza nera. Fatto. Ora bisogna dire la formula magica. Ui, 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 buh. Ui, 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 buh. Ui, 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 buh. Fatto. Guarda. La calza bianca è diventata nera. E la calza nera è diventata bianca. Olè! Dammi subito indietro la mia calza. Tieni. No, la mia è quella bianca. No, era bianca, ma adesso è diventata nera. Tieni. Allora dammi l'altra calza, per favore. No, questa è la mia, no, quindi quella... non te la do. No, ma se vuoi ti rifaccio l'incantesimo. Non lo vedi che quella è la mia? Allora, no? Dammi questa che te la ridipingo. Cosa? No, ti strangolerò prima o poi. Guarda, io ci casco. Tipatico. Te pure, ma... Hai fatto i compiti? Sì, li ho fatti. Posso sentirli? Sì, che puoi sentirli. Certo. If I were you, faccio notare che sto usando il passato perché non è possibile, nel senso che io non sono te, grazie al cielo. If I were you, I would see, vedrei, a doctor, but a good one. E perché? If you don't know why, it's grave, eh? È grave. If you come to my house tonight... Uso il presente perché è una cosa possibile. No, non è possibile che io venga a casa tua stasera. No. Allora è improbabile. Ma molto improbabile. Secondo if... Ok, riprovo. If you came to my house tonight, I would do, farei, other magic tricks. Altri trucchi magici. E infatti è per questo che non vengo a casa tua stasera. Cattiva. Guarda che se solo avessi saputo proprio che... Senti! Se mi devi insultare, fallo in inglese almeno. Ok. If I had known... Il terzo if. Ma sei sicura? No, infatti, aspetta. If I had known that you were in my class... Wow! I would not have... Past participle! I would not have come to this school! Yeah! And if I had known that there were no elves, or dragons, or gnomes in this castle, I would have stayed in Bubulandi. Ma magari! Pronuncia. Ora, per la pronuncia di questa settimana, voglio contare fino a 10. Non per trattarvi come bambini, ma semplicemente perché tanti dei comuni errori della pronuncia si trova nei questi primi numeri. 1, 2, ta ta, 2, non chu, 2, th senza nota, thra, quella R strana che abbiamo noi, curvata, lingua in fondo, 3, 1, 2, 3, 4, R finale non c'è. Se vedi scritto R finale, ignorala. 4, come due O. 4, 5, F-A-I-V in italiano. 6, 7, 8, come il passato di mangiare. Eat, ate, eaten. 8, lo stesso. 9, 10. Ok.
Poi ci sono, a proposito, alcune persone mi scrivono e dicono: ma tu pretendi di insegnare a noi la pronuncia perfetta in inglese, ma invece te, tu italiano, come sei messo, come fai? Allora, c'è una risposta che voglio dire una volta per tutto a queste persone, ed è questo. Poi verbalizzato sarebbe questo: io offro un servizio di perfezionare un po', se vuoi, la pronuncia, ma a me non mi interessa in realtà. Cioè, io scoraggio in realtà di cercare di parlare perfettamente come un inglese. È così simpatico la pronuncia italiano. Però certe cose meglio sapere, perché alcune cose addirittura sono pericolosi. Rischi di fare grandi gaffe se non le pronunci bene. Per esempio, lenzuola e anche foglia di carta, in inglese si dice sheet, è lungo, è sheet. Piuttosto fallo troppo lungo, ma non troppo corto, perché se tu dici sheet, che è troppo corto, sembra un'altra parola molto poco elegante. Uguale per spiaggia: beach, I was on the beach, perché se fai beach sembra un'altra cosa. Poi, al contrario delle leggende urbane, beach non vuol dire quello che pensate, vuol dire una donna molto antipatica, ma non una donna che fa un certo lavoro. Ecco, cioè questa è una delle leggende che vorrei smontare adesso. Quindi, se metti le lenzuola sulla spiaggia, it's I put the sheet on the beach. Be careful. Attenzione a questi qua. Oh, the skies are the same, yeah. Flying to you again. Hello. Oh, the skies are the same. Mom? Oh! Hello, son! Why are you here? I've come to visit you and bring you some things. You haven't been calling me and I've been a bit worried, you know. I've only been here a week. Well, anyway, I've brought you some food and your pajamas. You left them at home. Mom, I'm happy you're here. I would have liked maybe a little bit of warning, you know. But I'm sorry, but I've got a meeting in like now, so. Oh, well, don't worry about me. I'll just wait here on my own, all alone in a strange country, alone. I've got 5 minutes. I'll make you coffee, okay? Well, that's very thoughtful of you. Ciao. Ah, scusa, pensavo ci fosse John. Vabbè, torno dopo, dai, non ti preoccupare. God, it's one of them! Hello? Who are you and what do you want? I look for John. Oh, no, I'm not John. I'm John's mother, Teresa. Really? I am Concetta. I work with John. Oh, do you really? Well, come and sit down, dear. Thank you. So, you work with John, do you? Isn't that nice? Yes, we are colleagues. No, dear. Colleagues make cornflakes. You mean you're his lover? Oh, I get it, I get it. Don't worry, I'm a modern woman. Would you like to see some pictures of Johnny when he was a child? Because yes. I'm here in my purse. Really? Yes, I'll show you this picture. This was Johnny when he was just 8 years old at school. Oh, my God. Oh, no, dear, sorry. That's his sister, Janet. Oh. Yes, look at that little face. Ugly little thing, wasn't she? She still is. No grandchildren there, eh? You know, when she came out,
She was so ugly, the doctor slapped her face instead of her ass. Oh, poor girl. Yes. Poor girl. So, what you do today? Oh, nothing. Johnny's just leaving me here on my own. Oh. First he says, come on over, Mum, come and see me. Begged me he did. And then when I get here, he just leaves me here, all alone. Oh, that's terrible. Yeah. No. Listen, come with me for a coffee. Oh, wonderful. Oh, I'd love to. I'll just go and get ready. So, oh, hello. What are you doing here? I just saw your mother. Oh, no, I'm sorry. I'm ready. You're ready for what? She's coming with me for a coffee. Oh, no, she's not. You are staying here. I don't want her going around. Everybody knowing my mother is in my office. What will people think? Oh, forget it, Conchi. I know when I'm not wanted. I'll just stay here all alone. Oh, Don. Don't fall for it. It's an act. Come with me. Come with me for a coffee. Oh, I haven't got enough money for a coffee. I'll buy you a coffee. To do today. Kill Mom. Oh, the skies are the same, yeah, flying to you again. Modal verb. Modal verbs. La vita non è mai certa, ed è per questo che servono i verbi modali, condizionali. Quelli più importanti in inglese, quelli più usati, would, could, should, non si pronuncia L. Would, could, should, might, can, could, will, would, have to, must. Ci sono tanti. È un po' strano. Se vedi can, I can in inglese, non è solo io posso. Vuol dire tre cose in realtà. O può dire tre cose. I can è io posso, io riesco. E io so, ho una capacità che ho. Io spesso sento la gente che dice I am able to invece di I can, come riuscire, o I was able to, è brutto, cioè I am able to, sono abile a. I can kiss my girlfriend, ok? Io posso baciare mia ragazza, tu no, perché è mia ragazza, io ho permesso di farlo. Questo è io posso, permesso. I can run for 10 miles without stopping. Posso correre? No, che posso, scusami. Riesco a correre per 10 miglia senza fermarmi. È una cosa che riesco a fare. Io so una capacità che ho. I can speak English. I can swim. So nuotare. So l'inglese. Must I have to? In italiano, you must è tu devi. You have to e tu devi, ma in inglese c'è la differenza, perché se ti dico you must, sono io che dico che tu devi, non gli altri. Se dico you have to, non devi, però non perché l'ho detto io, perché il capo l'ha detto, o c'è una cartella. Mi ricordo una volta a centro Milano, dovevo andare in Duomo, ho chiesto uno come si arriva in Duomo, e lui ha detto you must take this road, then you must turn left. Era lui che mi diceva, lascia perdere. No, se vuoi arrivare in Duomo, you have to take this road, and then you have to turn left. È una cosa che devi fare. Cioè. Oppure, se vuoi andare via presto al lavoro, devi dire al capo. Io te lo dico che sono colleghi normali, you have to tell the boss if you want to go early. Se vuoi andare via presto. Non sono io che dico tu devi, è lui che dice che devi dire qualcosa a lui. Se invece sono il capo, dico tu devi dirmelo. You have to, you must tell me. Io decido che tu devi. You must tell me if you want to leave early.
Would, could, should, can, io posso, I could, io potrei, I will, farò, I would, farei. In italiano quando è farei, verrei, verresti, questo è sempre would. Percentualità, 100. Io do delle percentualità ai verbi modali per farti vedere anche i diversi livelli di possibilità. Per esempio, I would è 100%, se era possibile, se fosse possibile, lo farei sicuro. I would, I could do it, 70% could. Dov'è Mary? She could be in her office. C'è uno 70%, è un numero che invento io, C'è una buona possibilità che lei è in ufficio. Might, 50% di possibilità. Where is Mary? I don't know. Might è, non lo so. Però ti do un suggerimento. She might be in the office. She might be on the bus. Boh! Ecco, might in italiano è boh. Poi però c'è, diventa più complicato perché, allora, guarda questo. I can, io posso. I could, potrei. Io avrei potuto, I could have. Have aggiunge al verbo modale qui per fare il passato ancora. È come due passati, I can adesso, I could potevo. Però adesso, no? Avrei potuto, I could have. I would farei, l'avrei fatto, I would have. Non sono semplici, però non sono nemmeno impossibili. Adesso che ho spiegato alcuni, anzi però prima, cerchi di memorizzare questa frase perché aiuta tanto. Allora, uno dice, vieni al bar stasera. No, anzi, vieni a trovare il nostro amico che non sta bene. E io dico, verrei se potessi e dovrei, ma non posso. Non c'è bisogno di usare il verbo venire come risposta, perché lui ha già detto, come to visit, vieni a trovare il nostro amico, come and visit our friend, e io dico, I would, lo farei, if I could, se potessi, and I should, e dovrei, but I can't, ma non posso. Should non ha nessun livello di possibilità, should è dove è giustizia, cioè you should love me more, dovresti amarmi di più ed è giusto che mi ami di più. You should eat better, dovresti mangiare meglio e sarebbe giusto che mangi meglio. Should è una questione di giustizia, non c'è un numero livello di possibilità. So, I would if I could and I should, but I can't. Adesso però diventa più complicato. Verrei se potessi e dovrei, sarebbe giusto che lo faccio, ma non posso. Poi, dopo, l'amico esce dall'ospedale, io non sono mai andato a trovarlo e uno mi dice, perché non sei venuto a trovare il nostro amico? E io adesso devo mettere tutta quella frase a passato. Allora, ecco, bello, perché io faccio il figo, poi devo farlo in italiano. Allora, I would if I could and I should, but I can't. In passato, in italiano sto cercando, non in inglese, perché l'avrei dovuto, if I could, se avessi potuto e sarei dovuto, aiuto, ma non potevo, ci riprovo dopo. In ogni modo, in inglese, I would if I could and I should but I can't, e I would have if I could have and I should have but I couldn't, can't, couldn't. Vedi, have permettele a passato. Allora, guarda, ci proverò un'altra volta in italiano. Now let's see some modals in action. Quattro verticale. Maniaco! Mi hai scoperto! Come hai fatto? No, maniaco dell'ordine, è il mio cruciverba! Ah, sorry. What do you want? I'm going to kill you tonight!
If you come tonight, you will not find me at home, because I will not be here. I am going to the cinema with my friend. You should have called yesterday. Yesterday, I was at home. Alone. So, if... oh, mamma mia, il terzo if... if I had... Come on! If I had come yesterday, I would have killed you. Fantastic! No, fantastic perché la frase è corretta, non perché mi vuoi ammazzare. Sì, chiaro. If you come now, I'll be in for at least 30 minutes. I can't. I live 1 hour from you. So, if I came now, I would arrive too late. That was perfect. Are you using a grammar book? No. Never. Well, come next week anyway. You might find me at home. Can I come out with you and your friend tonight? If you say yes, I will bring a bottle of wine. We can drink and then I will kill you all'improvviso. No, sorry. We booked a table for two. If you had told me yesterday, I could also have booked for you. But as always, you're too late. Ah, okay, sorry. Idiota. Cosa hai detto? No, idiota è il mio cruciverba. Persona stupida con 6 lettere. Ah. Idiota. Ok, sorry. Imbecille. Cosa hai detto? Hai detto a me? Persona molto stupida con 9 lettere. Ah, ok, sorry. Deficiente. No, basta. No. Permaloso. Hello and welcome to Storytime. The Old Men of Italy. The best thing about Italy is the people, and the best people in Italy are the old. They are elegant, polite, and full of interesting stories. One day I was waiting at the train station. The train was late, and an old man standing next to me said, "When the Duke was the boss, the trains were always punctual," he said. "Yes, but weren't the trains taking you to Russia?" I said. When the train finally arrived, we got on, and I listened to some of his stories about the war. "During the war, it was normal to eat cats in our house," he told me. "Well," I said, "I imagine that if there is no other food in the house, then you eat what you can." The old man was confused. No, he said. "Our garden was full of chickens. We simply preferred the cats." The old man gave me his name, Alfio. He told me about when he was in Africa during the war. "The moment I arrived in Africa, I started running back home," he said, without any embarrassment. "My friends never returned," he said sadly. "I had no intention of staying under the ground in Africa." I liked Alfio a lot and shared his philosophy on the futility of dying for his country. The old people in Italy have style. Alfio was approximately 80 years old, but he was dressed in a jacket and tie, and his eyes were intelligent and alive. I thought about my grandfather in England and how he loves to suck chicken bones while dribbling like a rabid bulldog, and thought how different they were.
My grandfather always talked about the war in terms of glory and victory. Alfio talked about the war in terms of suffering and stupidity. And I agreed with him. The old people in Italy love to talk, which is a good thing, unless you need directions. When you are lost in your car in the Italian rural areas, there is always an old man on a bike who will stop and help you. The problem is that in this case, they talk too much. The last time I was lost, I asked an old man on a bike for directions. Excuse me, how can I get to Turin, please? The old man thought for a moment. Well, you have to go straight on and you'll see a river. You should go over the bridge, but the bridge isn't there anymore. It collapsed. 1957. So what do I do? I asked. The old man thought for a moment. Don't go to the river, he said. Go straight on, then turn left at the square. You will see a church. The church where my brother was killed. Then what? I asked. They buried him, he replied. I took a deep breath. No, I mean, where do I go after the church? Well, that depends. Where do you want to go? To Turin, I repeated. He said, you need to go to the river, then over the bridge. Now we were both confused. But the bridge collapsed in 1957, I said. Did it? He said. That's terrible news! I didn't find Turin, but it wasn't important. When I am old, I want to be like the old Italian men. Elegant, polite, interesting, and fantastically confused. God bless them. So, abbiamo visto un paio di modali, tipo I would, farei, I should, dovrei, è giusto che lo faccio, I could, potessi. Poi abbiamo visto i famosissimi e importantissimi if. Prima if, una realtà, una vera cosa, come nel ristorante quando Tam ha detto if you are the father. E Tim ha detto if I'm the father, se c'è una reale, c'è una reale possibilità che lui è papà, però c'è anche una reale possibilità che è qualcun altro. Questa parla della realtà, mentre il secondo è per delle cavolate, nel senso che vabbè, if I had the money I would buy a car, per esempio. Io soldi non li ho, quindi è un'ipotesi impossibile. Cioè, voglio solo dirti che mi piacerebbe avere una bella macchina, capito? O se dico, se vincessi la lotteria comprerei un Ferrari. If I won the lottery, I would buy a Ferrari. Cioè, perché mi piace Ferrari, però è impossibile, dai, c'è quanta gente gioca alla lotteria. Oh, allora? No, non ascoltatelo, perché, no, fermiamo un attimo, perché, scusa, non è impossibile, perché uno gioca alla lotteria, qualcuno vince, capito? Non puoi dare queste, la gente magari si aspetta, vuole vincere, io mi comprerei la Ferrari, se vinco la lotteria, mi compro la Ferrari, me ne compro due, guarda, solo per darti fastidio. Ascolta, non capisci, allora, listen, a me piace le Caraibi, per esempio, non sono mai stato, però io voglio esprimere questo a te. Io dico, se vincessi la lotteria, andrei a Caraibi, no? Però è impossibile, cioè voglio dire, io non gioco nemmeno la lotteria. Sì, ma io ho giocato, ho già comprato i biglietti, poi mia zia nell'85, ti ricordo, alla sagra della salsiccia, la lavatrice l'ha vinta, che è come vincere una Ferrari, cioè non è che è impossibile vincere adesso, la gente poi si aspetta che tu, ma vai ai Caraibi, no? Basta che mi lasci la Ferrari, cosa devo dirti? Cos'è la sacra salsiccia? La? Sacra salsiccia. Non è la sacra salsiccia, è la sagra della salsiccia, ma... Da quanto è che sei in Italia? Provo l'ultima volta molto velocemente. Se io dico a me piace Monica Bellucci. Sì. Se io dico
se Monica Bellucci fosse mia donna non uscirei di casa. Io non penso che... è impossibile, non è realistico che lei... È più facile che vai ai Caraibi, guarda, con una Ferrari. Ciao. Lo so. Sì, sono chiuse le porte. E quello dietro? Ok. Quindi, la prossima settimana cosa guardiamo? Verbi incredibilmente importanti. Portare, prendere, get, bring, take, portare da te, portare via, portarmi indietro. Tutto questo con una serie di belli sketch with our favorite comedy actors. So don't miss it. Don't miss, non mancate la prossima puntata quando il killer fa conoscere la sua famiglia. Poi al ristorante Tamara annuncia che va a una festa, ma con chi? E perché? E dove? Eccetera. Poi in aula c'è tragedia, perché Sarci si è innamorata di uno e come tutte le ragazzine innamorate non capisci più niente. Poi nell'ufficio di Culture Shock c'è un serio collasso di comunicazione tra gli inglesi e gli italiani. Come mai e quando mai è mai successo? Poi nel story time ti faccio vedere cosa succede quando un inglese si trasforma in un... Tutto questo e molto di più nella prossima puntata di Speak Now. So, see you next time. Azione. Like a baby, mi guardi e non sai che cosa ho detto. Insieme a me, e se ce la fai, vamo a casa.